città era passata sotto il dominio della casa di Aragona e furono utilizzati per accogliere le guarnizioni militari spagnole destinate alla repressione delle rivolte popolari, come quella guidata da Masaniello. Da lì il nome con cui oggi sono ancora noti. Alla fine dell'Ottocento, Napoli, come tante altre grandi città, non aveva un vero e proprio impianto fognario. In quartieri come questo, le case scolavano direttamente le acque nere in una canaletta a cielo aperto che scorreva al centro della via. In condizioni come questa, le epidemie erano piuttosto frequenti e particolarmente virulente. Attenzione, niente di diverso da quello che avveniva in altre grandi metropoli del tempo, a partire da Londra, che soffriva di condizioni igieniche a dir poco precarie. Muoiono 124 persone. Ma uno degli abitanti del quartiere è un medico portatore di teorie all'avanguardia sull'origine di queste malattie che stanno decimando la popolazione. Se all'epoca io avessi frequentato un posto come questo, probabilmente non avrei contratto la malattia. Questo perché la fermentazione della birra uccide i batteri che portano l'infezione. All'epoca questo non lo sapeva nessuno. Si notò però che i lavoratori del birrificio che si trovava più in questa zona sopravvissero. Morirono invece coloro che si dissetavano con un liquido molto più comune. All'epoca la teoria più accreditata era che malattie di questo tipo si trasmettessero per via aerea. L'uomo però ebbe la giusta intuizione. Il nome di questa persona era John Snow. I miei colleghi stanno sbagliando tutto. I sintomi sono sempre gli stessi. Disidratazione, vomito, diarrea. È qualcosa che ha a che fare con l'intestino. Qualcosa che hanno ingerito. Il cibo. Sì, forse. Ma il quartiere è pieno di taverne che comprano da fornitori diversi. Ci deve essere qualcosa d'altro. Devo cercare il centro di questa strage, la strada con più morti. Il dottor Snow prese una mappa come questa, partì da questa strada, il Brewer Street, e segnò casa per casa le situazioni in cui la malattia era conclamata oppure c'era stata una morte. Cercava in questa maniera di segnare sulla mappa e circoscrivere il focolaio dell'infezione. La gente scappa dal quartiere, ma non serve a nulla. Si portano dietro la malattia, ovunque vadano. Oggi ho contato 5 vittime in Palpum Street, altre 12 in Silver Street e un focolaio all'angolo con Little Winding Street. Sento di essere vicino alla soluzione, ma qualcosa mi sfugge. Lungo la Silver Street, che oggi si chiama Big Street, conta un numero crescente di vittime. Si stava avvicinando all'epicentro, che individuò nella Broad Street, oggi Broad Big Street, a pochi metri di distanza. Oggi è venuto da me il figlio di una donna. Si chiamava Susanna Amy. Non ho potuto fare nulla per lei. Era condannata. Ma forse ho scoperto la chiave. Mi ha detto che beveva da anni la stessa acqua, anche se si era trasferita. Quella della pompa di Broad Street. Ed è proprio lì che conto il maggior numero di vittime. Ma certo, è l'acqua. L'acqua è infetta. Devo far controllare la pompa.
questa è la fontanella da cui l'epidemia ebbe origine. Oggi non funziona più, è solamente un monumento. All'epoca, in questa strada, la Broadway Street, si portò un numero altissimo di morti. Il dottor Snow comprese la verità e chiese al consiglio parrocchiale di chiudere la pompa. Per fortuna venne ascoltato. La fontanella venne chiusa e l'epidemia cessò. Questo però non bastò per convincere la comunità scientifica della validità del dottore e neanche bastò per stabilire una connessione tra la scarsa igiene delle persone e l'insorgere delle malattie. Per convincere i londinesi a costruire un vero impianto fognario servì qualcosa di più prosaico delle osservazioni di John Snow. È il 1858, il Tamigi è in secca e dal fiume sale un odore che nemmeno i londinesi dell'epoca riescono a sopportare. L'episodio passerà alla storia come The Great Stink, la grande puzza. Una metropoli organizzata, dotata di servizi igienici e di edifici all'avanguardia, in grado di ospitare milioni di persone. Così appare Londra agli occhi dei visitatori di oggi. Ma questa Londra di oggi si regge ancora sui mattoni e sull'acqua di 150 anni fa e sulla paura di quella che ancora oggi viene evocata come la grande puzza. C'è stata un'epoca andavano di moda per ragioni igieniche. Camminare sulle strade poco pavimentate, dove dalle finestre delle case venivano svuotati ogni mattina vitrali e vasi da notte, poteva essere un'esperienza pericolosa. Secondo i moderni standard di igiene e di sopportazione degli odori, la Londra di inizio 800 è disgustosa, come il resto delle città europee. Anche distinte dame coi tacchi alti, raccontano le cronache dell'epoca, possono fermarsi in un angolo di strada e fare tranquillamente lì i loro bisogni. È la rivoluzione industriale e anche l'inversione dei primi pater domestici a mettere in crisi il sistema. Con l'invenzione della toilette, le feci finiscono negli scoli dell'acqua potabile. Troppi abitanti, troppi gabinetti, troppi rifiuti da gestire. Le vecchie fogne di Londra non bastano più. E la soluzione di scaricare le acque nere nel Tamigi, dove viene prelevata anche l'acqua che le persone bevono, si rivela una catastrofe. Il colera, l'inquinamento, le denunce sui giornali e in Parlamento non bastano a far intervenire il governo, fino alla torrida estate del 1858. Il caldo e il Tamigi pieno di liquami contribuiscono disastrosamente a formare la grande massa. Anche il Parlamento inglese, proprio accanto al fiume, viene invaso dal fetore. I politici dibattono con il naso coperto dai fazzoletti e dopo aver tergiversato per anni, in pochi giorni riescono ad approvare il piano per la costruzione delle nuove fogne. Saranno le fogne dell'ingegnere Joseph Bazalgette a salvare Londra e a durare fino ad oggi. Ci sono voluti quasi 20 anni e un costo enorme per costruirle. Nessun monumento o strada oggi celebra Bazalgette. Eppure l'enorme rete di collettori e di acque da lui progettata ha salvato più vite di qualsiasi opera pubblica. Di Napoli, ma qui dove è stata costruita fino al 1887 c'era uno dei quartieri più oscuri e malfamati della città. Per i motivi che abbiamo visto, nel giro di 50 anni si svilupparono ben 9 epidemie di colera, una dopo l'altra. Fu il Regno d'Italia a varare una legge per il risanamento di Napoli. Bisognava dare aria alla città, abbattere gli edifici fatiscenti e rafforzare le infrastrutture più importanti come le fognature. Una popolazione superiore al milione di persone nella città di sopra. Un sottosuolo pieno di cavità. Nella prima città al mondo ad aver portato l'acqua corrente nelle case, tonnellate di liquami scorrono per le antiche arterie sotterranee. Ma quale percorso faranno dallo scarico del bagno di casa fino al mare? Abbiamo provato a buttare un segnalatore fluorescente in un water per capire la
la struttura del sistema fognario di Napoli. Dove lo ritroveremo? È nelle fogne che finiscono i reflui e gli scarti di tutti gli abitanti. La nostra inviata, Alessandra Viola, dalla città di sopra scende nella città di sotto. Bastano poche scale. Questo è un pozzo di discesa. Da qui si arriva a meno 25 metri sotto il livello stradale. Sì. E si arriva fino alla fogna più antica di Napoli. Sì. Che è sì. L'Alto. L'Alto, denominato L'Alto. Andiamolo a vedere. La nostra inviata, per scendere sotto i tombini, ha dovuto dimostrare di aver fatto l'antitetanica e il vaccino contro l'epatite B. Qui noi siamo sotto Piazza Carlo III, sui giardini di Piazza Carlo III. Queste qua sono le acque che arrivano dalla zona alta della città di Napoli. Il galleggiante continua il suo viaggio dentro il reticolo di canali e di muri in tubo che attraversano Napoli da parte a parte. A Napoli abbiamo 1300 km di fogna, quindi una distanza da qua, circa da qua a Berlino. Se le mettessimo in linea, avremmo una distanza da qui a Berlino. Un sistema costruito agli inizi del Novecento per una città destinata a ingrandirsi sempre di più. Nell'antichità, Napoli non godeva di un vero sistema fognario esteso a tutta la città. A differenza di quelle di Roma, le fogne di Napoli fondavano su pozzi neri ricavati dalla collina di tufo su cui poggiava la città. Un sistema che diventava sempre meno efficace con l'aumentare della popolazione e dei rifiuti umani. Napoli era stratificazione di modi di vivere, di abitudini, di scorcizia che determinava praticamente delle condizioni nelle quali una malattia diventava da endemica, diventava epidemica. I famosi quartieri bassi erano il fomite di queste epidemie perché le condizioni di vita erano quelle di una popolazione addensata fino all'inverosimile e ancora negli anni della seconda metà del Novecento in questi quartieri c'erano sopravvissute fognature statiche, cioè pozzi neri. Mauri, dammi un guasto. Due ragazzi. Oggi Napoli ha un buon sistema fognario di livello europeo. Ma scendere nel sottosuolo può ancora essere pericoloso. Bisogna essere protetti con tute, cappucci, stivaloni, guanti e imbracature. Una fogna è un posto pieno di minacce. Batteri e virus, dall'epatite alla rabbia, dal tifo al colera, fino alla leptospirosi che si può contrarre dall'urina dell'altro e che nella sua forma più acuta provoca vomito, ittero e morte. Oltre ai gas, dal metano all'idrogeno solforato, quello che è chiamato il gas delle fogne, che ha il fetore di uova marce e uccide per asfissia. E basta una pioggia per trasformare la corrente di un canale in un fiume in pieno. Ma la città sotterranea, come quella di sopra, è un posto dove si possono fare anche brutti incontri. Voi scendete per fare manutenzione, ma a volte anche per accompagnare la polizia, no? Come mai? Cos'è la banda del buco? La banda del buco sono dei malviventi che fanno dei fori, quindi dei cunicoli sotto la sede stradale, che arrivano poi dopo al posto di telecomunicazioni, gioiellerie, banche, dove c'è la possibilità di poter rubare qualcosa di grosso. Dove ci chiamano per poter verificare queste cose.